Capita sempre più spesso di organizzare una cena tra amici e sentirsi dire che qualcuno di loro è diventato vegano. Niente paura, ascolta i miei consigli e segui queste 10 cose da non fare se hai un ospite vegano a cena. Prima di tutto, non andare nel panico. Ci sono centinaia, anzi migliaia di ricette su internet e decine di libri a cui ispirarti per fare sentire il tuo ospite coccolato a tavola come gli altri. Non fare notare a tutti che il tuo ospite mangia in modo diverso dagli altri. Cerca di farlo passare inosservato, se possibile. Non è una persona strana solo perché è vegana. Non polemizzare con le sue scelte alimentari, perché altrimenti si può scatenare una discussione infinita che potrebbe anche rovinare la cena a qualcuno. Allo stesso tempo, non chiedergli i motivi della sua scelta. Questo non va fatto a tavola, magari dopo, per non sentirsi rispondere «Io non mangio cadaveri di animali» mentre gli altri stanno impostando il popolo. Non creare uno sfasamento tra le portate, ovvero per ogni portata non vegana crea una corrispondente portata vegana. Cioè non dare al tuo ospite un'insalatona unica mentre agli altri servi antipasto, primo, secondo, contorno e dolce. Anzi, non escludere l'idea di creare qualche portata vegana per tutti. Per esempio un antipasto con un tortino di verdure, una pasta con un sugo vegetariano, un dolce senza uova o burro, sono piatti che possono andare bene. Non fare pesare il fatto che hai creato un menù separato per il tuo ospite vegano e quindi hai dovuto lavorare il doppio, non è carino. Non rifilargli solo verdure lesse e riso bollito. La cucina vegana non è limitata, nemmeno punitiva. Ci sono molte delizie da preparare in modo semplice e veloce. Non trascurare i dettagli. Controlla se nel pane c'è lo strutto. E attenzione anche alle bevande. Informati prima se beve vino o meno. E magari in alternativa prepara una tisana tiepida o un succo di frutta che può gradire mentre mangia. Altri invitati potrebbero non aver visto questo video o non avere le tue stesse idee in materia di ospitalità. A qualcuno potrebbe essere necessario dare qualche consiglio prima della cena. In ogni caso, non dimenticarti di promuovere un sano spirito conviviale tra tutti gli invitati. In questo modo la cena sarà sicuramente una serata piacevole per tutti, vegani e non vegani. Ovviamente ci sono più di 10 cose da non fare. Se vuoi sentire anche la prossima lista, metti mi piace a questo video e quando raggiungeremo 100 like, pubblicherò gli altri consigli.